Cari amici di Angoli, una buonissima serata a tutti voi, come sempre ben ritrovati, grazie per essere con me, come faccio ogni sera vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta angoli@espansionetv.it al quale potete continuare a scrivere in questo momento non soltanto per restare in contatto con la redazione ma anche per fare degli appelli, delle comunicazioni, i sindaci volessero interagire con la cittadinanza ovviamente tengano conto di questo spazio. Da subito avete a disposizione anche le nostre linee telefoniche, basterà comporre lo 031 3300 655 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 335 7084 396 per interagire con l'ospite che tra pochissimo via Skype sarà collegato con noi. Quindi vediamo appunto se il nostro ospite è a nostra disposizione in questo momento, vediamo se arriva il collegamento, lo stiamo aspettando. Eccolo, do il benvenuto a Roberto Pozzetti, psicanalista. Ciao Roberto, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a te per l'invito, Dolores, e buona serata a tutti i telespettatori. Roberto, io davvero ho tantissime domande da farti, ma voglio iniziare, seppur banalmente, semplicemente, dicendo questo. Oggi è il primo giorno di un nuovo mese, abitudine di Angoli è quella di dedicare appunto all'inizio del mese la rubrica dell'oroscopo e a tal proposito saluto anche Franco Copes che so che ci sta seguendo, ci segue tutte le sere. Perché ti dico questo, Roberto? Perché in un momento così particolare come questo, di questa emergenza nel quale tutti ovviamente viviamo situazioni complicate, possiamo avere come dire, delle previsioni a breve termine? Abbiamo qualche possibilità di immaginare cosa accadrà a breve? Ci fa bene pensarci? Certamente sì. Intanto bisogna dire che solitamente il primo aprile è un momento scherzoso, giocoso, si festeggia il pesce di aprile, si fa il pesce di aprile e si scherza. Quest'anno l'abbiamo avvertito meno, purtroppo. Invece quello che dici tu è molto importante, mantenere una progettualità, avere un progetto per il futuro, avere un'aspettativa per il futuro, mentre in questo momento tendiamo a chiuderci nell'immediato, non riusciamo a vedere un al di là, non riusciamo a vedere un domani, non riusciamo a vedere una progettualità, non sappiamo quando finiranno le restrizioni, per esempio, non sappiamo che ci saranno fino al 13. Così sembra, dalle ultime notizie parrebbe che dal 13, dal 3 si passerà appunto al 13 e quindi insomma si andrà ad allungare ancora un po' di più questo momento un po' difficile, ma tu dici è importante comunque coltivare qualche speranza, qualche progetto. Sicuramente, perché se invece cominciamo a dire da qui al 13 ci sono le restrizioni, poi magari vengono prolungate ancora, non possiamo organizzare niente, non possiamo progettare niente, non stiamo bene. Certamente. Bisogna avere un progetto, bisogna avere un desiderio per la nostra esistenza. Abbiamo già una telefonata, buonasera, con chi parlo? Ciao Dolore, sono Eva. Ciao, benvenuta. Ciao, e chiamo di Colonno. Ascolta, volevo fare una domanda al dottore. Prego. Visto che adesso per questo coronavirus dobbiamo rimanere in casa, quando noi usciremo, nel senso, è normale avere un pochino di ansia, cioè avere paure e dire magari prendo il coronavirus oppure sai, ritornare alla vita di tutti i giorni, ecco, è normale questo, avere un po' di paura? Grazie per la tua domanda. Roberto, come vuoi rispondere? Sicuramente sì, perché in questo momento siamo tutti chiusi in casa, non so, io vado in studio, ricevo i pazienti con le videochiamate, con Skype, con Whereby, però abbiamo pochissima vita sociale, abbiamo pochissimi spazi, margini di manovra, nel momento in cui diminuiranno le restrizioni ci sarà l'ansia di uscire verosimilmente, ci sarà l'ansia di uscire perché non sappiamo cosa accadrà, l'incontro con altre persone prima era piacevole, ora potrebbe essere un motivo di contagio, può essere fattore di pericolo, no? Per cui c'è il segnale di pericolo dell'angoscia, ma questo sarà sicuramente normalissimo. L'emergenza psicologica veramente la stiamo notando e sta crescendo. Quindi in realtà stiamo passando da un'emergenza sanitaria a un'emergenza psicologica in questa fase, insomma, di restrizioni.
Ci sono entrambe. Sembra che la situazione sanitaria stia migliorando, È no? I vero, dati sono comunque fortunatamente. positivi. In questi ultimi giorni c'è un trend di calo dei contagi, tuttavia si sta incrementando l'emergenza psicologica. È sempre più difficile stare in casa, è sempre più angosciante, sempre più annoiante e le relazioni sono conflittuali a volte in famiglia. C'è chi rimane completamente da solo, è una situazione non facile. Infatti abbiamo visto un incremento di domande di aiuto attraverso le videochiamate, Certo, Roberto, mi stai dando moltissimi spunti. Il primo che voglio immediatamente utilizzare, hai detto appunto su suggerimento anche della signora che ci ha chiamato, che è normale in questo momento avere la paura del virus e via dicendo, però poi avremo anche l'ansia di riprendere la vita normale e di uscire. Quindi la domanda è. In quanto tempo noi ci abituiamo appunto a delle nuove abitudini? In quanto tempo perdiamo quelle che abbiamo portato innanzi per tantissimo tempo e ci adeguiamo invece a delle nuove necessità? Beh, i tempi sono singolari, sono soggettivi, non sono uguali per tutti. C'è chi sarà soltanto contento di poter finalmente uscire e chi invece sarà inquieto, sarà agitato, sarà preoccupato e avrà bisogno di più tempo per riambientarsi alla nuova situazione. Roberto, un'altra domanda che mi nasce sempre dalle tue considerazioni. Hai detto che all'interno delle nostre abitazioni possiamo vivere varie emozioni, varie situazioni di difficoltà, la difficoltà di restare in casa, per esempio. In questi contesti, sai che a me è molto caro l'argomento della violenza contro le donne, che non vorrei mai ci fosse. Ma secondo te, e soprattutto secondo anche i dati magari che puoi raccogliere, questa forte situazione di stress può acuire queste brutte abitudini? Certo, purtroppo sì, non ho ancora dei dati precisi perché non ci sono ancora ricerche ben chiare, però diversi colleghi stanno segnalando questo problema in tutta Italia, no? Ci sono situazioni per cui stare a casa, specialmente appunto per le donne, per alcune donne, non è soltanto un proteggersi dal pericolo del coronavirus, ma è anche un incontrare delle situazioni di violenza domestica veramente molto delicate. Infatti su questo c'è molta attenzione da parte nostra, siamo molto attenti come comunità professionale di colleghi ad ascoltare queste situazioni e eventualmente segnalarle Però sapendo che comunque non all'autorità. si può lasciare il domicilio se non che per motivazioni molto particolari, il consiglio in questi casi qual è? Beh, sicuramente bisogna fare intanto quello che è nelle nostre capacità per stemperare i conflitti, per mitigare i conflitti nelle famiglie, se già c'erano. Se la situazione è invece veramente di pericolo, di rischio per l'incolumità di una donna, per esempio, bisogna che subito lei, si rivolga alle autorità, eventualmente anche con il nostro aiuto. Quindi segnalare, sempre segnalare, anche in Segnalare questo momento non sicuramente, cambia segnalazione certa. assolutamente nulla. Certo, assolutamente, assolutamente. Cioè, nel caso di un pericolo di questo tipo, nel momento in cui c'è un'emergenza di questo tipo, le forze dell'ordine devono intervenire. Certamente, Non c'è c'è alcun un'altra dubbio. telefonata, sentiamo chi è collegato con noi. Buonasera. Benvenuto. Buonasera, grazie. Mi chiamo Angelo. Volevo un chiarimento. Vedo che appunto un accordo del ministero permetteva un momentino di uscire 10 metri vicino a casa e tutto. Chiaramente io dico bisogna stare attenti, non stare vicino con le persone e tutto. Ma volevo sapere una cosa da un tecnico. Allora, questo virus si trasmette per contatto, per gocciolini o tutto, o è nell'aria? Perché chiaramente questo qua è molto importante. Perché se il virus non è nell'aria, ma si trasmette per la vicinanza alle persone, chiaramente ci sono delle cose da prendere di prudenza, giustamente non superare il metro e tutto. Se è nell'aria, non vedo quali grossi rischi, se uno viaggia un momentino da solo anche, e fa 50 metri di passeggiata e tutto, e prende un momentino d'aria. Quali rischi possono esserci per
per prendere praticamente il coronavirus. Bene. Questo secondo me è importantissimo, perché se non è nell'aria si può permettere anche alle mamme di fare 20 metri con i bambini e tutto, ecco, se non è nell'aria. Chiarissimo, e la ringrazio per essere intervenuto. Roberto, di fatto è una domanda che più volte è stata posta e alla quale, per esempio, l'esperto pneumologo che è stato ospite con noi due sere fa ha già risposto. Però vorrei che tu ribadissi il concetto a tua volta, sicuramente ben noto, insomma, l'attenzione e la distanza sociale rimane un aspetto importante, a prescindere. Cosa, come commenti, cosa vuoi suggerire? Io non so. Né un pneumologo né un virologo, mi risulta che non sia un virus che si diffonde nell'aria, ci deve essere il contagio attraverso la saliva, lo starnuto, eccetera, attraverso dei liquidi organici, mi risulta questo. Ciò non implica affatto avere poca prudenza, bisogna comunque essere molto prudenti, molto attenti, ma perché il contagio ci può essere anche con le mani, per esempio, no? Cioè se noi tocchiamo degli oggetti che altri hanno usato, per esempio una porta, l'ascensore, rischiamo di contagiarci perché poi la mano la mettiamo in bocca, la mettiamo sugli occhi. Quindi comunque deve rimanere sempre questo rispetto delle regole, l'abbiamo detto molte volte, la distanza sociale è in questo momento l'unico strumento valido che abbiamo a disposizione per poter combattere il più possibile la diffusione di questo virus. Quindi insomma dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, ci è concesso fare qualche breve limitata passeggiata, questo è vero, ma più pazienza avremo, più riacquisteremo una totale libertà. A breve, quindi saluto di nuovo l'ascoltatore che è intervenuto poco fa. Roberto, invece voglio tornare da te, proprio perché probabilmente può essere uno spunto anche questo, perché magari rimanere tanto tempo in casa ci fa sorgere una certa noia. Come possiamo gestirla? Sì. Ecco, sicuramente c'è della noia, no? La reazione più comune è che ci annoiamo. Cosa fare rispetto alla noia? Bisogna inventare qualcosa. E qui entra in gioco un concetto che la psicanalisi ha molto sviluppato, sublimare, la sublimazione, cioè elevare la pulsione, la spinta verso il soddisfacimento a un livello più elevato. E ognuno di noi può sublimare a proprio modo. C'è chi si dedica alla cucina, no? A fare le torte, per esempio, cucina delle torte. C'è chi dipinge, c'è chi scrive, chi ascolta musica, chi fa dei video. Ognuno mette qualcosa di proprio, non c'è un metodo uguale per tutti, no? Perché se io dico una cosa che piace a me, per esempio appunto scrivere o, come sto facendo in questo periodo, fare dei video sulla psicanalisi, altri magari non interessano. Ognuno deve trovare il suo modo per sublimare, cioè inventare qualcosa, creare qualcosa. La noia è anche un'opportunità, se la sappiamo cogliere, l'opportunità di stare di più in famiglia, se ci sono dei familiari, o anche di stare di più con noi stessi, da soli. Questa però è una cosa che ci fa spesso un po' paura, non siamo tanto abituati a stare con noi stessi, forse anche da qui nasce un po' di ansia. Infatti, io credo che si debba passare da una posizione principalmente passiva, per esempio stare a leggere ogni giorno alle ore 18 sullo smartphone il bollettino con i dati, ha una posizione più attiva, in cui creiamo qualcosa, inventiamo qualcosa che ci tornerà prezioso poi. Tra qualche mese quello che abbiamo realizzato adesso tornerà prezioso. Quindi non è, poi dobbiamo salutarci per una breve pausa, ultima battuta, non è tempo sprecato. No, è una grande occasione, cioè a volte, diciamolo, a volte ci rammarichiamo perché non abbiamo tempo da dedicare ai figli, non abbiamo tempo da dedicare alla lettura, ci sono dei libri che non riusciamo a leggere, dei film che non riusciamo a vedere, e invece ora abbiamo il tempo per questo. Utilizziamolo come un'occasione, una grande opportunità di dedicarci a delle nostre passioni che solitamente purtroppo lasciamo da parte. Questo è il momento invece di poterle coltivare concretamente. Roberto, ti fermo soltanto per una brevissima pausa, un tassativo, ci rivediamo tra pochissimo, anche e soprattutto con voi. Siamo ritornati in studio, vi ricordo nuovamente che potete da subito
tornare ad intervenire con noi basterà comporre lo 031 3300655 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 335 7084 396. È rimasto con noi il nostro ospite, che saluto e ringrazio nuovamente, Roberto Pozzetti, psicoanalista. Roberto, ancora benvenuto e grazie per essere qui con noi. Le domande sono tantissime, come vedi. Roberto, certo. Voglio partire però da un altro quesito, da un'altra esperienza che tutti comunque, molti di noi tristemente, hanno vissuto, ovvero la perdita di una persona cara. Questo è avvenuto soprattutto in alcuni focolai in Lombardia, molto provati, ovviamente sto parlando di Bergamo e di Brescia, dove addirittura il numero incredibile di persone scomparse ha reso impossibile assistere il proprio caro negli ultimi istanti di vita e accompagnarlo appunto poi per un saluto definitivo. Questa esperienza così drammatica, che tipo di conseguenze psicologiche può lasciare in noi? Beh, il lutto è sempre un momento doloroso, comunque. A maggior ragione lo è se non c'è lo spazio e il tempo per elaborarlo. Una attività molto importante per elaborare un lutto sono i riti. Per chi crede nella religione, il rito in chiesa, il funerale. E non c'è in questo momento questa possibilità, appunto. Non c'è. Quindi credo che una cosa importante da fare, se ne parlava anche recentemente in un webinar su questo argomento, sia quello di ristabilire delle forme rituali. Per esempio, credo che sia possibile, ma non sono un esperto, non conosco molto bene i riti e le regole della religione cattolica, della Chiesa cattolica, diciamo. Però una cosa importante potrebbe essere fare comunque una sorta di funerale con il sacerdote che va davanti alla casa del defunto. Non so se già si sta facendo. Questa potrebbe essere un'operazione molto importante, cioè dare un momento di elaborazione con rito. Il rito è un momento simbolico. Nel lutto cosa bisogna fare? Bisogna mettere qualcosa di simbolico al posto della persona che realmente se n'è andata, che realmente non c'è più. Quindi questo è il tuo suggerimento per cercare di placare, insomma, la mancanza di questo passaggio importante. Ognuno va a trovare il proprio, ovviamente. Questo è un esempio. Certo. Per la religione cattolica, ma ci sono altri. Naturalmente. Chi è collegato con noi? Buonasera. Buonasera. Deve ascoltare, no, deve essere saltata la linea. Vedi. Pronto? Deve ascoltare però dal telefono abbassando il televisore, altrimenti c'è un ritorno troppo lungo e non riusciamo ad interagire. Buonasera. Pronto, sei Dolores? Sono io, buonasera, con chi parlo? Ciao Dolores, sono Fernando di Colonno. Buonasera, ciao Fernando, benvenuto innanzitutto. Quale domanda vuoi porre? Ascolta, volevo dirti che sei simpaticissima, come trasmetti e tutto. Ti ringrazio prima molto. Cosa. Passiamo alla tua domanda, qual è? Ecco, seconda cosa, voglio fare la domanda al professore. Certo. Che io, cioè, sono sempre nell'orto, nel senso con a coltivare magari l'orto, tagliare l'erba con le piante, tirare fuori erba, cioè con i fiori, è una cosa che fa bene o che fa male? Bene, ti ringrazio per questo esempio che ci dai, una bella modalità per passare del tempo. Evidentemente il nostro ascoltatore dispone di un suo giardino, ci si può dedicare. Quindi, tornando Roberto a quello che dicevi poco fa, coltivare comunque delle attività proprie con l'entusiasmo che sento, che ho sentito molto bene dall'ascoltatore, ci può aiutare in questo momento? Stavolta veramente parliamo del coltivare, no? Coltivare l'orto va benissimo, assolutamente, certo. Perché mai dovrebbe andare male. Ognuno troverà le proprie passioni. Se a me piace coltivare l'orto, sto nel giardino di casa, coltivo l'orto, vedo crescere i fiori, le piante, siamo in primavera. Ottimo, anzi devo dire che una cosa che si coglie in questo periodo è proprio la primavera che comunque sta sbocciando, no? Perciò le gemme che diventano fiori. Questo è qualcosa che, indipendentemente dal coronavirus, la natura porta avanti. È un piacere, perché no?
Quindi anche una proiezione di un'aspettativa benevola che sarà davanti a noi, e quindi mi sembra assolutamente una buona cosa. Che dici? Certo. Roberto, senti, invece tornando al fatto che queste indicazioni tassative, che tutti quanti, lo ripetiamo, dobbiamo continuare a rispettare, ci diano, ci impongano anche questa distanza sociale per la quale dobbiamo rimanere assolutamente a casa, vede però il crearsi di situazioni che comunque cercano di creare una sorta di collettività. Ascoltiamo prima chi è collegato con noi, poi se abbiamo tempo ritorniamo su questa domanda. Buonasera, con chi parlo? Querini Benito. Buonasera, benvenuto. Deve ascoltare dal telefono però, non dal televisore. Abbassi il volume del televisore e ascolti dal telefono. D'accordo. Grazie. Bene. La stiamo ascoltando, prego, con la domanda. Buonasera, sono Guerini Benito, mi sente? La sento benissimo e aspettiamo la sua domanda, prego. Allora, siccome io sono un pensionato, ho 83 anni, vivo da solo e ho per quanto riguarda i rifornimenti di cibo, lo faccio attraverso il comune che me li fa lui. Per quanto riguarda le medicine, che prendo solo la pastiglia, me li fa sempre il comune. Ho un problema che io, per quanto riguarda il lavaggio della mia merce, me la fa la mia compagna di Cinisello, 3 km di distanza. Io sono 25 giorni che sono in casa da solo, e uno schera anche un po' se sei in casa da solo. Avrei bisogno, però ho bisogno di andare a prendere la merce, cioè, ma lavato, per portargli quella sporca. Quindi evidentemente non vorrei incorrere in alcune, diciamo così, violazioni che mi potrebbero, diciamo così, danneggiare molto per quanto riguarda economicamente e per quanto riguarda la mia personalità. Io vado in macchina, lascio là la roba da lavare, prendo quella lavata e vengo a casa. Voglio sapere se posso fare questa cosa. Allora, Benito, intanto io le mando un abbraccio grandissimo, perché lei ha un'età straordinaria, rientra proprio in quella categoria di persone che vanno assolutamente tutelate. Che ci abbia telefonato in questo momento per noi è un grande piacere, per me soprattutto. Sono contenta di sentire che per quanto riguarda la spesa e i farmaci ha qualcuno che l'aiuta. Evidentemente poter anche gestire, insomma, queste cose che lei deve lavare e quant'altro, nel suo caso può diventare una necessità importante. Quindi intanto le chiederei magari di chiedere aiuto a chi già le dà una mano per la spesa e per i farmaci. Diversamente, mi permetto di ricordare che comunque ci sono sempre, tramite il comune, dei volontari che possono dare una mano anche per altre attività. Quindi provi a chiedere in questo senso e vedrà che sicuramente le daranno una mano. La ringrazio e le mando un abbraccio enorme, davvero grazie, grazie per essere intervenuto. Roberto, invece torno da te con la domanda che ti stavo facendo poco fa, perché questa distanza sociale comunque la dobbiamo rispettare, ma si sono create tante situazioni di pseudo collettività, diciamo così, questi momenti di canto condiviso sui terrazzi, momenti insomma di condivisione anche tramite i social. Questo sì. Che cosa significa? Beh, effettivamente questo è un riscoprire un legame, no? Nel momento in cui vi è una sorta di panico generalizzato, avere dei legami fa bene, perché il panico è qualcosa di collettivo. C'era un film, Panico nello stadio, no? Allo stadio è un luogo in cui viene il panico. Se c'è un attentato terroristico, c'è il panico generale, no? Siamo in un momento di panico generale. Perché nel panico ognuno si preoccupa per se stesso e vengono meno i legami. Dunque, per trattare il panico, la cosa migliore da fare è ricreare il legame. A volte lo creiamo appunto con i vicini di casa, dal balcone, ci si incrocia un attimo, a debita distanza, ma si parla un po', si dialoga, si chiacchiera. A volte lo facciamo con il digitale, no? I dispositivi digitali, gli strumenti digitali sono molto importanti, per esempio con i social. Una paziente mi raccontava del fatto che il venerdì sera ha l'abitudine di fare l'aperitivo, l'happy hour, la pericena con le sue amiche. Non lo possono fare realmente, allora si riuniscono con la videochiamata in WhatsApp,
si riuniscono e fanno una pericena, un aperitivo virtuale, no? Questo è un momento secondo me molto carino, mantenere dei legami così. Tutti abbiamo riscoperto l'importanza dei social, del digitale, i tanto bistrattati social sono fondamentali in questo momento. In questo momento anche il nostro collegamento non sarebbe possibile senza la tecnologia, quindi meno male. Infatti, in questo momento stiamo utilizzando la tecnologia con Skype. Io lo vedo con i pazienti, se non avessimo dispositivi come Skype o come Whereby con cui faccio le sedute, dovremmo interrompere per un numero di mesi che non sappiamo quanti saranno, no? Perché se fosse una breve interruzione delle sedute per qualche settimana, è un po' come per le vacanze in agosto. Certo. Roberto, io purtroppo ti devo interrompere, dobbiamo salutarci, ma ci sono davvero ancora tantissimi argomenti che sarà utile trattare, certo. Quindi mi auguro vorrai ritornare, insomma, nel nostro programma, seppur via volentieri. Skype. Volentieri. Ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie anche a voi, rimanete lì, tra poco, come sempre, la linea ai colleghi dell'informazione.